la differenza perché sono esattamente uguali, perché anche lui appunto ha trasmesso questa figura, scrivendo verso la fine del primo secolo d.C., ha trasmesso questa figura con l'intento di accreditarla presso quel pensiero ellenistico. E quindi cosa ha fatto? Ha preso dei concetti che erano, come dire, universalmente accettati e diffusi, quindi li ha presi dal Corpus Hermeticum, quello che qui poi nel Medioevo è stato tradotto da Marsilio Ficino per la famiglia dei Medici, e quindi l'ha inserito nel suo Vangelo. L'Apocalisse, cioè dell'Apocalisse si fa veramente quel che si vuole, ci sono gli apocalittici che insomma l'hanno usata per, adesso la stanno usando per il 2012, secondo me è un libro, uno dei tanti libri che esprimeva le speranze del tempo. Per il resto vivo tranquillo. Ma quindi 666 è tradotto correttamente quando dice la cifra? Chi è intelligente capisce questa Sì, cifra? quello è tradotto correttamente. Quello è tradotto correttamente. Una domanda pratica. Io non ho capito, lei ha tirato fuori diversi testi. Se io adesso, per mancanza di tempo e perché domani si lavora, volessi interrompere qua questa splendida argomentazione, volessi prendere un suo Sono lì. libro. Sì, però qual è? Allora, Non ho capito perché la c'è, adesso che successione, ce n'è non sono uno. due, la successione è questa, uno e due. Quindi sono in due. Sì. Ok, No, gli perfetto. altri sono altre cose. Ok, e li trovo tutte e due lì. Sì. Una domanda, io, allora, una volta che abbiamo stabilito che gli Elohim sono andati via, a un certo punto, se Sì. vorrei tornare un attimino indietro, com'è che adesso oggi noi siamo arrivati, noi umani, abbiamo acquisito secondo te una consapevolezza nel corso del tempo, della situazione, cioè siamo stati, come dire, deviati, vabbè, probabilmente da situazioni e discorsi molto teologici, prese di potere, cioè com'è che oggi invece siamo qui con questi dubbi su chi siamo, da dove veniamo e perché lavoriamo Cioè, perché ti è qui? concesso dire queste cose? Forse, non so. Cerco di interpretare. Cioè, qual è la tua ipotesi su... Perché loro hanno fatto ciò che dovevano fare, quindi noi viaggiamo per conto nostro. Poi so benissimo, cioè, voglio dire, io non sono un ufologo, non mi occupo di ufologia, non so nulla di razza, non so nulla, proprio non me ne occupo. Vengo trascinato per i capelli dentro tutte queste cose qui, però ne rimango sempre fuori, cioè non ne voglio sapere nulla, perché non mi interessano. Però sento dire che in realtà questi sono qui, A ci volte osservano, ci ritorno. controllano, cioè, per cui io dico, Giuseppe Flavio ci dice che lì li hanno visto quella roba lì che se ne andava. Dopodiché di lì in avanti, ripeto, io mi occupo di testi antichi, di ufologia contemporanea, io viviamo sotto la montagna ufologica per eccellenza, da sempre, il Monte Musumeci. Io non ho mai visto nulla in vita mia. Su Musumeci sono stato decine di volte, ci andiamo spesso assieme io e lui perché andiamo a tirar fuori robe celtiche, eccetera, lui soprattutto, io lo seguo. E non ho mai visto nulla, quindi non io di fronte a queste cose dico non lo so, ascolto quello che raccontano gli altri. Dopodiché noi però siamo stati la nostra evoluzione, ce la stiamo facendo. Ma scusa, ma se la Chiesa sa, perché continui? Toglierei il se, Allora, ma proprio lo toglierei dirti tranquillamente. comunque, cioè, quali sono i motivi che portano a continuare a Ma tenere la gente sì, sotto? la cosa che sta avvenendo è che veramente si preparano a gestire l'informazione perché sanno che ormai più di tanto non tiene più. Cioè voglio dire, Jorge Funes, che è il direttore della Scuola Vaticana, che tra l'altro è uno dei centri di studi più importanti al mondo di astronomia, dice prepariamoci all'incontro con i nostri fratelli che arrivano da altri mondi. Questa è la vaccinazione, no? Vaccinare il pubblico prima che Esattamente, arrivi la notizia vera, no? Quindi quando arriva la notizia vera. esattamente. Grazie, no, ci mancherebbe, Grazie a buonanotte. lei di nuovo. E spero che lei dorma. Dio che esiste è un Dio buono e di amore. Qui c'è raccontata un'altra storia, ma ok? questi vengono da Dio. Allora, diciamo proprio questo. Questi qui, per un uomo di fede profonda, fanno parte del disegno provvidenziale di Dio che ha previsto che loro intervenissero su questo pianeta per dare un colpo di acceleratore all'evoluzione, eccetera, E eccetera, poi eccetera. a noi ci ha dato il libero arbitrio. Io di Dentro di questo. noi c'è una particella.
quello che penso io. Non bisogna farsi fregare la fede dalle mie mai. Ok. Grazie. Li leggo io, li interpreto e poi gli dico solo le cose positive. Ah, va bene. Posso. Buon Natale. È un amico. Studia cos'è il 25 dicembre magari. Prima quando accennavi all'interpretazione di Giulio Universale, no? Fatto delle famose catarate, no? Aperte, eccetera, eccetera. Siccome, come dicevo prima, a me tanti argomenti affascinano, anche civiltà antiche, quello di Giulio, eccetera. Ciò che il diluvio universale viene riportato in tantissime culture, in tantissime religioni. Allora, forse ho capito male io prima, mi sembrava che lei avesse localizzato questa cosa qua in un punto preciso. Se puoi spiegarmi gli indiani Hopi del Nord America? Infatti, no, capisco che nella congerie di cose che ho detto, ma forse ricorderai che ho detto che stando ai racconti dei sumeri si può parlare di due diluvi. Uno, che è quello piccolino, cui probabilmente fa riferimento la Bibbia, e un altro generale che ha coinvolto anche gli Elohim. Quindi questa era la distinzione. Prego. E tu hai detto, fatto quello che dovevano fare, se ne sono andati. E poi mi collego a quando hai detto, gli Elohim dissero uno all'altro, uno dei capi, creiamo qualcuno che ci faccia lavoro per noi. Sì. Ora, tu concordi con le traduzioni di Sitchin che questo lavoro era raccogliere l'oro per chissà quale motivo? O quale lavoro mai bisognava fare per gente così tecnologicamente evoluta? Allora, è probabile che in effetti fossero qui per raccogliere dell'oro. Non so se è per l'ipotesi di Sitchin, cioè quella di utilizzarlo per creare un effetto serra sul pianeta di Biru, di cui non so nulla, ovviamente, non so neppure se esista, o se fosse per altri motivi. Io sto lavorando con un tecnico ad una cosa, cioè nel senso che lui fa il suo lavoro tecnico, io faccio il mio lavoro di traduzione. Buonasera, il suo lavoro di traduzione, grazie per esserci stati. In base a questo lavoro, che è una cosa che presenteremo tra qualche mese, l'oro ha una funzione tecnica precisa dentro dei meccanismi, dovuto al suo peso specifico, e quindi ne avevano bisogno. E perché usare l'uomo, loro che sono così tecnologicamente evoluti? E perché, allora proviamo a pensare una cosa, ipotizziamo. Se questi sono arrivati qui con, che so, 10, 15, 20, 30 navicelle, non, immagino non avessero grandi quantità di pezzi di ricambio o cose del genere. Sarebbe un po' come dire, non so, che se noi mandiamo Renzo Piano a lavorare per 2 anni, che so, in una tribù di Bantu, quando andiamo lì 2 anni dopo, vabbè, non è che ci aspettiamo di trovare strutture in acciaio e plexiglass, tremai troveremo delle capanne molto ben fatte, a più piani, cioè nel senso che loro arrivati qui ovviamente con dei mezzi che erano, immagino, quantitativamente molto limitati, stando ai racconti dei sumeri, ma non solo, anche ai racconti degli Zulu, tra l'altro, che corrispondono a quelli dei sumeri, lasciamo stare i Dogon famosissimi eccetera, ma parlo degli Zulu perché sono poco conosciuti, sono arrivati qui esseri dal cielo che cercavano loro. I Zulu sono in Sudafrica? Sì. Esseri dal cielo che cercavano loro. Quindi evidentemente questa cosa qui, che poi è rimasta nei miti dell'età dell'oro, cioè di quando l'uomo era a contatto diretto con gli dèi, eccetera, 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 quindi gli dèi sarebbero... Ma perché una pattuglia così piccola di astronavi, cioè non si ricava dalle traduzioni questo? Perché quello che hai risposto è esattamente quello che dice Sitchin. Sì, l'unica cosa è che non so l'utilizzo dell'oro, che poteva essere diverso. Sì, lui diceva per l'atmosfera, credo. Sì, l'atmosfera, cioè disfonderlo, polverizzarlo, disfondere l'atmosfera in modo da creare un effetto serra sul loro pianeta molto freddo. Mentre tu stai studiando un'altra... Sì, cioè un'altra cosa che ho già visto, tra l'altro. Non è che lo sto... Arrivederci, buonanotte, grazie. E con chi un'altra cosa che ho già visto. Con chi la stai studiando, hai detto, si può dire? O... No. Perché se per le cose che scrivo
si ricevono le minacce di morte e non si muore, per quella roba lì si muore senza aver ricevuto le minacce di morte. Non si è mai saputo però dove siamo ritornati, cioè, non si è mai capito però dove siamo ritornati, quale sia il pianeta di provenienza. Beh, io non lo so. E perché siano ritornati? Cioè, hanno... Perché siano andati via, non lo so questo. Ok? Bellissimo. Grazie. Grazie.